Il programma è offerto da Nuova Ricerca. Thermocontrol Service. Buon lunedì sera a tutti, bentrovati al nostro appuntamento con calcio.basket. Allora, pronti alla nostra maratona televisiva dedicata al calcio fino alle 22:20 e poi al basket fino alle 23, nell'ultima parte delle quattro che caratterizzano la nostra trasmissione di questa stagione. La prima è dedicata, come sapete, a prima, seconda e terza categoria, ma subito buonasera alla nostra Federica Ceccoli. Buonasera Roberto, buonasera a tutti. Federica, pronta a leggere i vostri messaggi, quindi mi raccomando, inondate questa trasmissione di messaggi, soprattutto perché i protagonisti sono loro in studio, che tra poco andremo a presentare, e quindi insomma fate come vi pare, non abbiate pietà però, mi raccomando, come tradizione di calcio.basket. Allora partiamo dal nostro Attilio Fabbri, buonasera Attilio. Buonasera a tutti, buonasera. Al suo fianco il presidente del Ronco Freddo, Andrea Madori, buonasera presidente. Buonasera. E bentornato a calcio.basket. Grazie. Il centrocampista e capitano del Ronco Freddo, Claudio Berardi, buonasera Claudio. Buonasera. Protagonista nel bene, più nel bene che nel male, ma anche un po' con quel rosso. Rosso. Però va bene, poi ne c'è parleremo. Una storia. Il centrocampista del Perticara, Andrea Crociani, buonasera. Buonasera. Anche lui protagonista in campo. E il centrocampista, anche lui del Perticara, Mattia Averardi, buonasera. Buonasera Mattia. Buonasera. E poi l'allenatore della Taverna Montecolombo, Ferdinando Di Virgilio, buonasera mister. Buonasera. E al suo fianco c'è il portiere del Taverna, Andrea Napoli. Buonasera Andrea. Buonasera. Benissimo, tanti ospiti anche questa sera, grazie al nostro Attilio Fabbri, che non finirò mai di ringraziare per tutto l'impegno che ci mette durante la settimana. Allora partiamo dal Ronco Freddo e da questo 2-2 interno con il Riva Azzurra. Presidente, un pareggio in rimonta che insomma, se vogliamo sulla carta, no, alla vigilia magari sarebbe stato non il risultato per voi ideale, però per come si era messa può andare? Sì, per come si era messa diciamo è stata una partita secondo me falsata anche dalle condizioni meteo, che il campo, il nostro, purtroppo era diventato tutta terra, e quindi però diciamo per come è andata la partita sotto 2-0 in 10 contro 11 abbiamo reagito bene, abbiamo trovato secondo me un meritato pareggio, anche se la partita è stata un po' falsata da un arbitraggio non proprio all'altezza diciamo. Però, quindi non è tutta colpa di chi si è fatto espellere, insomma, mi vuol dire presidente? Diciamo che è una conseguenza, a volte queste partite così maschie in un campo del genere sono anche, cioè il nervosismo è anche dettato da, purtroppo dall'arbitraggio a volte, sia nel bene che nel male, perché ha fatto male secondo me per tutte e due le squadre, non solo per noi. Però diciamo sempre, noi, ci può essere anche la giornata storta dei, certo, dei arbitri. Il nostro obiettivo di quest'anno non è senz'altro, cioè senza dubbio vincere il campionato, ma una salvezza tranquilla, e quindi siete più che in linea. Per adesso siamo molto contenti. Siete più che in linea. Sì. Allora riepiloghiamo le marcature, reti di Bonucci e Tamburini, quindi 2-0 per il Riva Azzurra, poi Berardi su rigore, te lo sei procurato e l'hai trasformato, poi però ti sei fatto allontanare dal campo e ci ha pensato allora al 31esimo Umberto Benvenuti, che era subentrato, a realizzare il 2-2. Allora raccontaci un po' la tua partita, quindi un po' le emozioni, il rigore, e poi dopo che cosa è successo? Ma come diceva il presidente, è stata una partita molto, molto, molto maschia, cioè campo brutto, clima pessimo, la palla non andava, campo allagato, quindi diventa di conseguenza una partita cattiva,
cioè, quasi da rinviare per far capire. Il secondo tempo sì, la palla sì, non andava più, ma una volta che inizi la finisci, certo, in queste certo categorie. No, no, è per far capire le condizioni, non tanto ormai si è giocata, quindi. E sicuramente, come diceva l'arbitraggio, sti giovani in queste condizioni, tutta sta gente che gli urla dietro, vanno molto spesso nel pallone, cioè spesso, quasi sempre, dal inizio secondo tempo, sai, uno gli urla contro, l'altro gli urla contro, è fatica, è comunque una partita molto difficile, un bel pareggio preso in extremis, comunque sotto di 2 gol in 10, si è riusciti a fare secondo me un bel punticino, anche se con un clima diverso secondo me la gara sarebbe stata ben diversa. Allora andiamo sugli episodi, il rigore innanzitutto c'era? Sì, c'era. Sì, sì. Poi l'hai trasformato? Sì. Spiazzando il portiere? No, ha tirato sul suo palo, ma non ci è arrivato, no. Ha calciato talmente bene che non ci è potuto arrivare. Sì, era forte. E invece il rosso, perché cosa è arrivato? Il rosso c'è un po' di dubbio, perché cioè, in poche parole siamo entrati in scivolata io e il centrale, e la palla era in mezzo, si è fermata, fatto sta che non so come ci siamo colpiti, cioè io non ho colpito lui ha colpito me. Anche mm-hmm, molto pesantemente, sono zoppo oltretutto, non lo so, mi sono rialzato dal nervoso e ho visto che lui urlava, sbraitava per terra come se io l'avessi ucciso, ma io non l'ho neanche toccato. E l'arbitro è venuto da me, secondo giallo, è espulso, cioè ho una caviglia che è una roba. Ma quindi per gioco falloso è arrivato? Sì, sì, cioè, no, è che lì per lì, anche durante, dopo e tutto, ero veramente nervoso, ero arrabbiato perché mi ha rotto lo scarpino, mi ha rotto il calzettone, cioè c'ho una caviglia che... Al danno alla beffa. Sì, quando è venuto da me, io l'altro furbo perché è entrato a piede maltello, giustamente ha visto che il fallo l'aveva fatto, lui si è buttato per terra a urlare in un contrasto come se... E l'ha vinta lui da furbo, l'altro è venuto da me, mi ha munito, ero da po'. Dove eravate? In area? O... No, centrocampo. Centrocampo. Oltretutto lui era munito come me, quindi era una situazione un po' delicata, però l'arbitro alla fine gara gli ho fatto vedere la scarpa, non ne ha voluto sapere. Io ho visto bene, ho visto io, basta, orgoglioso per quella strada lì, bastava delle scuse, dire non ho visto, ho deciso così e basta, dai. Come dicevo prima, sono giovani, fanno fatica, vanno in crisi perché comunque ci sono 100 persone da fuori che gli urlano contro, 20 in campo che gli urlano contro, 15 nelle panchine che gli urlano contro, un butta su. Te che dopo il rosso gli avrai urlato contro, anche te? No, io andavo a cercare il loro 5, cioè, perché mi ha fatto un'entrata veramente brutta. Ma non sto condizionata scherzando. Forse dal campo anche? No, sì, se lui comunque fa la scivolata normale è perché ha preso proprio sul piede al martello, cioè mi ha aperto lo scarpino, oltretutto, cioè se vi faccio vedere la caviglia, cioè, è un'entrata allucinante, cioè è quello che mi è rimasto è proprio quando l'arbitro mi è venuto a munire, io ero allibito, perché... Molto probabilmente nello scontro si alza l'acqua, pioveva fortissimo, il fango e tutto, non si è visto bene, ma tu che sei lì lo senti, lo vedi il piede quando arriva e lui ha visto che sono entrato io male e basta. Mi dispiace perché questo mi costa la partita con Nuova Feltria. Eh già. Che contro Achille, il mio ex mister a Borghi, dai, c'era un po' di... Però pazienza di... Ormai è andata così. È andata, sì, è andata. Dispiace, ma è andata. Capita anche. Capitano anche questi episodi. Andiamo dalla prima alla seconda. 1-1 sul campo del Villa Verucchio per il Perticara, con gol al settimo proprio di Crociani, e poi il pareggio al 24esimo, sempre del primo tempo, di Amzava. Raccontaci un po' il tuo gol e anche la partita. Diciamo che la partita per i primi 20-25 minuti l'abbiamo affrontata nel modo giusto, infatti dopo 7 minuti è venuto subito il gol, tra l'altro palla che mi ha dato il mio compagno Mattia sul secondo palo e al volo ho fatto gol. Quindi abbiamo praticamente assist, l'autore del gol, esatto, l'autore dell'assist. Esatto, bravo Attilio, grande coppia, grande coppia. E per i... appunto i primi 20 minuti abbiamo giocato molto bene, abbiamo avuto altre occasioni ma non le abbiamo sfruttate,
e sono venuti su una volta e per un errore comunque nostro, partendo dal centrocampo fino a difesa e un tiro da fuori, abbiamo preso gol e ci ha un po' abbassato e un po' demoralizzato. E dopo purtroppo abbiamo continuato nel secondo tempo, abbiamo provato a giocare, abbiamo provato a creare, ma non siamo riusciti a portare a casa la vittoria. Quindi è un po' un pareggio che così mastichiamo un po' amaro, insomma. Ecco, quindi difatti Mattia, insomma, un pareggio che vi sta un po' stretto, mi sembra, insomma, di capire. Sì, per come sempre giochiamo i primi 20 minuti veramente veramente bene, veramente divertente, nel senso, perché dal centrocampo in su abbiamo delle, fortunatamente, delle qualità che ce lo permettono. Ma è una consuetudine per voi ormai giocare? Sì, perché diciamo, partire molto forte, certo. E poi dopo un po' spegnere. I primi 20 minuti abbiamo sempre la palla noi, è anche proprio divertente, solo che è brutto da dire, ma facciamo gol troppo presto, che se noi facessimo gol nel secondo tempo magari giocheremmo un po' di più. Dopo faccio un gol, un po' ci sta, ti rilassi, e non dovrebbe starci, però ti rilassi e adesso quando gli altri vengono su prendiamo alla prima gol e purtroppo sbagliamo sempre totalmente alla fase difensiva, dico fase difensiva a centrocampo, a partire da davanti, e dopo magari ti entra in testa che stai giocando bene, prendi gol, quindi fortunatamente domenica abbiamo ricominciato a giocare bene. Noi abbiamo preso, penso, due pali, una traversa e dopo non ce l'abbiamo fatta a far gol. Però per quello che creiamo io sono contento, perché l'anno scorso giocavamo peggio. Stanno giochiamo veramente bene, però faccio gol troppo presto. Ecco, diciamo che il gol, aspettare, anziché sì. Mettervi ancora più le ali, vi no, po' che vi esatto. Sì, dopo magari poi è normale, giochi bene, quindi hai sempre la palla e ti distrai e non dovresti. Sì, non dovrebbe accadere. Beh, no. È un bel problema, però è un problema. Ecco, un problema sul quale è un bel problema, è un problema. Lavorare un po' per il proseguo della stagione. No, ci lavoro, il mister, perché è anche troppo bravo. Però le distrazioni dobbiamo cavarle. Però. E poi il mister non va in campo, siete voi che andate in campo. Esatto. Forse non è una questione che si preoccupa. Corre più lui, prima, corre più lui, però. È più mentale vostra, forse, no? Quando sì, siete in campo, insomma, di squadra in generale. Prima parte di segna del segno X oggi, Attilio, perché 3-3 pirotecnico, direi, del Taverna Montecolombo in casa del San Vito. Ci facciamo raccontare tutto dal mister. Com'è andata? No. Siete innanzitutto contenti o? Contenti, insomma. Per come si era messa la partita, io non sono andato a casa tanto contento, perché pensavo a un certo punto di vincerla questa partita. Però dopo, pensandoci dopo, è una di quelle partite che la puoi anche perdere, quindi diciamo che va bene così, bisogna migliorare, perché mentre loro hanno fatto gol troppo presto, noi l'abbiamo preso troppo presto, due. Sono due problemi diversi, esatto. Però due gol, no, noi forse venivamo che in settimana abbiamo avuto un turno di Coppa, l'abbiamo passato... Siamo arrivati a questa partita forse un po', come posso dire, appagati dalla partita infrasettimanale. I ragazzi, c'era voglia di parlare, c'era voglia di scherzare, e invece non si può, cioè, magari non sono stato bravo io in questo frangente, cioè a motivare, ecco. Cioè, ho motivato, però ho visto che erano un po' scarichi, ecco. E infatti, mister, 0-2 quindi? 0-2 alla fine 3-3 non è stato mica un... Eh no, dopo siamo andati in vantaggio. Ho capito, però insomma, da 0-2 rimetterle in piedi. Cioè, alla fine del primo tempo stava già 2-2, insomma, dopo abbiamo cominciato a rigiocare, cioè non abbiamo messo in atto il nostro gioco e siamo riusciti a pareggiare la partita. Dopo, all'inizio del secondo tempo, in vantaggio, ho dovuto fare una sostituzione perché un ragazzo non si sentiva bene, una punta, è entrato un altro, ha fatto gol subito, poi dopo ci sono mancati... Quindi ha azzeccato il cambio, mister, perché sì. Quando entra... mi è andata bene, insomma. Dopo recriminiamo per due rigori che non ci sono stati concessi. Ah, ecco, allora, ecco. No. C'è questa. Ce n'erano due per noi e uno per loro, per dire la verità. Ecco. E l'arbitro non le ha dati, nessuno. Uno di nostri proprio l'ha agganciato per un braccio, l'ha tirato giù, non si capisce come ha fatto a non darlo, però non l'ha dato, e quindi bisogna accettare anche questo. Poi siamo andati in vantaggio e abbiamo preso la traversa, un palo, il nostro portiere qua ha fatto due o tre belle parate, però
alla fine negli ultimi minuti ce l'hanno pareggiata. Sono stati bravi, dei bravi ragazzi, sono giovani, noi abbiamo una squadra abbastanza giovane, loro forse di più, e quindi io sono stato anch'io negli anni passati, no? In queste situazioni, e dico bravi a loro, ecco. Però per chi l'ha vista la partita è stata una gran bella partita, perché 2-0 una squadra, poi 3-2 l'altra, quindi c'è stato del movimento, emozione a non finire. Esatto. Sentiamo però se il portiere è contento, perché insomma, quando uno prende 3 gol solitamente non è proprio contentissimo. Lui non sarà tanto contento. Tanto contento come al mister non sono di questo pareggio, anche perché comunque andare sotto dopo 10 minuti, un quarto d'ora di 2-0, con delle disattenzioni difensive clamorose, diciamo, perché mi collega al mister, come diceva, la testa ancora era mercoledì alla vittoria del derby col Gemmano, e quindi che avendo però è una bella Ieno, soddisfazione ci sta, sì, ci come sta. Soddisfazione ci sta, però giocando così frequentemente ovviamente la testa non può essere nello spogliatoio, noi invece siamo entrati in campo la testa nello spogliatoio, e quindi poi capito, poi dobbiamo sempre inseguire. Infatti sia col San Vito sia con la Montefiorese, mi sembra che lo confermare, erano partite che dobbiamo vincere, anche se hanno visto le partite, agilmente, diciamo così, perché abbiamo avuto un sacco di occasioni da gol e non abbiamo sfruttato nemmeno una. Quindi quest'anno abbiamo il mister che è un po' arrabbiato perché ha lasciato punti per strada, Attilio. Punti per strada? Invece il presidente, ho parlato col presidente, è contentissimo, dice abbiamo vinto tutti i bonus, in realtà ne avevamo meno uno, zero, quest'anno andiamo anche troppo su. Adesso si preoccupa perché dopo insomma, i costi, vince, i costi della seconda li evitano per quello. Bene, allora, vogliamo fare un primo passaggio di messaggi, visto che stavo vedendo i nostri ospiti anche che guardavano sotto, che stavano passando nel nostro ticker. Allora, andiamo. Il primo è proprio per il portierone. Gran portiere, un grande mister. Forza Taverna, forza Andrew Faro, pazzesco, da Giuseppe. Bene. Grande Andrew Faro e grande Maurizio, faccio un balletto, firmato Pera. Ok. Portierone del Taverna andrà a Napoli, detto Maurizio, che non diventi un vizio. Un secondo, perché Andrea ci devi raccontare perché ti chiami Andrea, perché ti chiamo Maurizio. Allora, praticamente Maurizio Maurizio è un personaggio inventato da me tempo fa, nel lontano 2009. In macchina un mio collega ha fatto un video mentre io cantavo delle rime che già sapevo, sotto una base musicale. Questo video ha spopolato su YouTube, l'hanno inserito su YouTube. Davvero? I miei colleghi. Ha spopolato su YouTube, ha fatto più di 1.5 milioni di visualizzazioni. Ma quindi sei un VIP di YouTube. Sei un YouTuber. E mi hanno contattato per fare varie serate in tutta Italia, da Milano, Catania, Rieti. Adesso lo dico agli amici, ma Tom Munaretto, ascolta, abbiamo qui un VIP della radio, quindi ci toccherà invitarlo anche a Faccio Cose Vedo Gente la mattina, insomma, la nostra trasmissione mattutina. Sono stato anche a Canale 5 con Maria De Filippo, Italia in Sicurezza. Sì, Canale 5 un conto, a Radio Icaro. Però, insomma, con tutto il rispetto per Canale 5, insomma, Radio Icaro è Radio Icaro. E quindi iniziare, no, però, 5, adesso, con questo pseudonimo Maurizio, ci puoi fare un breve esempio? Adesso non c'è la base musicale. Un paio di rime. Se ti vengono così, facci sapere. Sempre col microfono vicino. No, sì, le posso fare. Dai. Praticamente. Usciamo un po' fuori dall'ambito, ma calcio.basket ci piace. Sei in diretta. Non c'entra niente. Maurizio! Mi senti o non mi senti? Mi senti o non mi senti? Non è tua impressione? Con stile ed eleganza, ospite ed onore, Maurizio, special voice, Andrew Faro. Andrew Faro. Maurizio! Maurizio, che non diventi un vizio! Se senti l'assorbente, non è successo niente. Se senti che è bagnato, è stato già usato. Se senti che è asciutto, l'hai fatto col prosciutto. Il filo si è spezzato, di dentro si è incastrato. Maurizio, che non diventi un vizio. Bene, ci piace scoprire queste capacità dei nostri ospiti. Andiamo avanti con gli altri ospiti anche. Presente e passato del Perticara. Ciao ai nostri ragazzi e ciao Vera, da Luca B.
ecco, soprattutto presente e futuro anche, oltre che passato, passato. I nostri ospiti. Vorrei chiedere in studio chi è il più forte centrocampista al mondo, forza per Ticara sempre. Chi è il più forte centrocampista al mondo? Qui mi sembra che sia rivolta a voi due, perché per Ticara c'era un po' di polemica. Non lo so, non lo so, secondo me è un po' di polemica nell'aria. Ma perché c'è, non so, c'è la palma del miglior centrocampista in ballo? No, perché rompo sempre. Sorvoliamo. Dite, non vi volete... No, non ci sbilanciamo. No. Per me è Manenti, però dopo mi dicono... Ok, va bene. Ti dico che sei fazioso, va bene. Vedere il Perticare come vedere il Barcellona. Il tiki-taka riparte dal Valsecchi. Tranquilli raga, domenica sono uno stop verso il sogno. Questo va già meglio, questo sì, è più giusto. Ma davvero avete questo tiki taka? Insomma, il gioco, l'impostazione del gioco è... Tiki taka è un po' esagerato, sì, dai. È un po' così. Cioè, però giochiamo, abbiamo... Tipo, insomma, se incontrate il Real Madrid, chi suonate la rumba come il Barcellona? No, cioè, no, così, non credo proprio. No. Però abbiamo dei momenti che giochiamo veramente bene. È proprio bello vedere. Dopo purtroppo fino al gol. Poi dopo il gol basta, cioè, no, abbiamo se altri, altri primo minuto è finito, no, altri 15-20 minuti li abbiamo dopo il gol. Dopo potremo farne degli altri e poi invece e poi, non so se è un calo di concentrazione. Però sono bravi anche le sfilate, quest'estate le abbiamo visto la sfilata, quindi. È vero. Avete, tra l'altro, avete i modelli, cioè alcuni sono, ma non c'era anche tu, lui ha sfilato. era lì che volevano arrivare. Purtroppo è uno dei modelli. L'ho promesso alla gloria. La gloria è quello che ci promette la gloria, bisogna mantenerlo. No, però ti abbiamo visto anche anche calato in un ruolo bene, insomma, spontaneo, eri, ci stavi, insomma. Ti sei messo in gioco. Ho visto di meglio, però visto di molto meglio. Anche noi abbiamo preferito le modelle a voi, però va bene, insomma, dai, ci siamo accontentati. Andiamo avanti. Forza Taverna e Forza Napoli. Ok? Forza Napoli portiere o Forza Napoli? Qua adesso Napoli ci devi specificare. Penso che riferito a me. Ok, va bene. Perché tu dici Forza Napoli, potrebbe essere anche il buon Ciuccio. Andrea Napoli è la mia mozzarella che ti dà la carica. Forza Taverna e forza al mister Ferdinando. E così? Ci confermi? Sì, diciamo che la mozzarella di bufala darebbe a tutti un po' di carico. Dalla carica. Io sono d'accordo. Ok, queste altre due? Forza Napoli, tutta la vita vinciamo il campionato. Perfetto, l'altro poi dopo lo leggeremo nella seconda parte. Continuate a scriverci, però noi iniziamo a fare il nostro giro di campionati, Attilio. Allora, iniziamo dalla terza categoria, allora andiamo a vedere che cosa è accaduto. Terza categoria, abbiamo detto che loro hanno giocato in Coppa, è già un bel vantaggio passare in Coppa. E anche qui siamo alle prime battute, è inutile fare commenti, vince quello, vince quell'altro, perché molti mi dicono, non dici mai chi può vincere il campionato di terza categoria, è ancora troppo presto, le squadre un po' quest'anno sono nuove, non le conosciamo, fatica a fare un risultato. Sono squadre già collaudate dall'anno scorso, tipo il Viserba, tipo... Virtus Olimpia, l'Asra, che è nuovo, si sta comportando molto bene, è una squadra che è lì a pochi punti dalla prima, la Sant'Agatese, che per me è la favorita. Questa, ecco, è la quindi squadra, c'è una che favorita dire, ed è quella che inventa la classifica, è anche la squadra molto forte, si è rinforzata quest'anno anche con i giocatori del Penabilli che non hanno fatto squadra, quindi. Però ancora dire vince questo, vince quell'altro, è anche presto, me l'hai citata presto. Anche la Virtus Olimpia, no? Sì, Virtus Olimpia che ha perso ieri, però è ancora lì in mano, rimane una delle favorite. Sono quelle due o tre squadre, in terza categoria non è che ci siano i play-off, i play-out, sì c'è la lotta per andare su come seconda, ma alla fine è molto importante anche la Coppa, per quello che il Taverna può andare su anche con la Coppa, perché... Con la Coppa si va direttamente in seconda. Quindi... Obiettivo promozione, mister? Obiettivo Romeo Neri. Dopo promozione obiettivo non lo so. Romeo Neri, bello. La finale si gioca là, no? La finale si gioca a Romeo Neri. Quello potrebbe essere, però, coi piedi per terra. Con un bel po' di mozzarella di bufala per il nostro Napoli. Per tutta la squadra. E qui qual è la... Avete una favorita voi? Per il campionato? Io adesso ne ho... Fra quelle che abbiamo giocato noi e ne sono andate a vedere qualche partita quando giocano a Montefiore, perché sono vicini,
adesso non le ho viste tutte, però secondo me sono tutte abbordabili al nostro livello. Ecco, dopo voi che non c'è, ci sono i giocatori dopo che fanno la differenza, no? Qualche giocatore, come li abbiamo Canonica, la Santa Gatese, il Virtus Olimpia forse hanno qualche cosina in più. Virtus Olimpia non mi ha impressionato, l'ho visti, sì. Sono un po' inconcludenti secondo me. Adesso voglio vedere la Santa Gatese. E poi dopo ci dirà ci saprò dire. Andiamo in seconda, abbiamo le due seconde, sì. Vai a memoria. Quale girone? Il girone di Rimini? Iniziamo con l'altro girone. Qui c'è il Rubicone, stavo chiedendo proprio informazioni che presto le abbiamo ospiti perché le ho già contattati. Sono primi, mi hanno detto tutti che è una gran bella squadra, io personalmente non le ho viste, non posso giudicare, però se sono primi stanno mantenendo la prima posizione, anche se sono pochi punti di vantaggio, però c'è il Perticara che è lì, e il Corpolò che ha fatto una bella rimonta ed è partito male, il Corpolò adesso è al secondo posto, la squadra c'è, sappiamo che Vignali vuol vincere, il presidente vuole la squadra, vuol riportarla sulla squadra in prima, quindi è un bel campionato anche qui, sarà una bella lotta fino alla fine perché non ci sarà la squadra che prende il volo. Sappiamo che il Perticara è forte, sappiamo che il Corpolò è forte, il Rubicone che è una novità per noi perché non era nel nostro girone, però sta andando molto bene, si stanno comportando bene anche le altre riminesi, il Borgomarina che l'anno scorso ha fatto il play-out per non retrocedere, quest'anno sta andando bene, sta facendo un bel campionato, quindi sarà un bel campionato come quelli che piacciono a noi fino alla fine e vedremo chi lo spunterà, però ancora presto perché i campionati si vincono più avanti. Come dato statistico il Rubicone che ha incassato col San Carlo alla settima giornata il primo gol, quindi complimenti perché vuol dire che ha chiuso molto senza forte. Prendere reti le prime sei partite, quindi adesso le avremo ospiti anche loro e ci spiegheranno. Invece chiediamo prima ai nostri ospiti chi è secondo voi invece la favorita, se voi vi mettete anche oltre il Perticara, noi dobbiamo guardare a noi adesso. È una frase fatta, però noi se guardiamo a noi che ci abbiamo già più problemi per noi, la classifica inizia a guardarla a marzo, non è scaramanzia, che tanto nel senso noi guardiamo noi e poi a marzo si vede. Del Villamarina che l'anno scorso è stato in lotta con a me il Villamarina non piace, ma quest'anno l'anno scorso c'era il Sale Roccofreddo, era un altro campionato a parte e si vede anche quest'anno in prima che sono tutte lì infatti in prima posizione. E però stanno, secondo me, il Corpolò che l'anno scorso mi piaceva, non li abbiamo ancora incontrati, però sono una bella squadra, lotta, giocano bene, quindi poi nel loro campo è fatica vincere, quindi se dovessi dire le altre, cavato per Ticara che dopo mi sgridano, certo. Che dico, e direi a me piace il Corpolò. Poi dopo il Rubicone ci abbiamo giocato, a me non ha fatto impazzire, però sicuramente vincono campionato, quindi non lo so, non dico niente. Però quando una squadra non subisce gol in parecchie partite vuol dire che c'è una buona difesa. Non avevano perso con la Borghigiana, però sì, lì ha fatto ricorso, perché io proprio contro di loro ho giocato però diciamo che ufficialmente poi sì, però prenderò Tavolino, hanno perso 2-1 contro di loro, ho giocato punta perché ci mancava la punta e non mi ha fatto impazzire la loro difesa, proprio da vissuta sul campo, chiaramente non ho fatto gol, però non mi fatto impazzire. Andiamo nell'altro girone. L'altro girone di Rimini, c'è stata la bella vittoria del Bellariva, c'è il Colonnella che ha pareggiato ancora, la Promo Sport ha perso ancora punti con San Patrignano, c'è stata la vittoria dell'Asar, c'è stato un raccombalesco 3-3 fra San Lorenzo e Superga, addirittura San Lorenzo era in vantaggio, vinceva 3-1. Poi ha rischiato anche di perderla, poi c'è i Delfini, abbiamo detto che hanno fatto un bel risultato, un bel pareggio, e quindi anche qui è ancora è presto a dire qui San Bartolo che la leggo la classifica San Bartolo, sì che è ancora zero. Perché qui attenzione perché sono quattro squadre in vetta a quota 10, sì. Colonnella, Delfini, Asar e Bellariva Virtus, quindi il campionato è bellissimo, sì. È lottato, San Bartolo è tornato capobianco, Questa è una notizia che è ritornato il mister dall'anno scorso, Ceccarone è mollato e ha accettato ancora il capobianco. Quindi vediamo se riuscirà
a risolvere, perché aveva problemi che non gli ha voluto fare la squadra che voleva lui, si era dimesso e adesso l'hanno riconvinto a ritornare, adesso ha cominciato la settimana, adesso verranno anche qualche risultato, glielo auguriamo, perché la squadra c'è, insomma, non è al top da vincere il campionato, però per la salvezza, che come puntano loro, la squadra c'è. Andiamo in prima categoria. Prima categoria, anche questo è un campionato molto vincente, una domenica in testa di Roccofreddo, una domenica al Sala, fanno una volta per una, le due neopromosse. Qui ci sono stati anche alcuni risultati eclatanti, sì, anche nelle proporzioni. Sì, ci sono stati 5 gol, molti, il Sant'Elmete che finalmente ha ripreso il passo giusto, 2 vittorie consecutive. Che sì. 5-0, un bel Reggio Marina che, attenzione, perché insomma la settimana scorsa sembrava essersi rimesso in carreggiata. In carreggiata invece prende 5 gol, vuol dire che qua, quando è pieno di giovani, può succedere benissimo, una partita fa il risultato, l'altra partita rischi. Io ieri ho visto il Riccione con il Granata, ho visto il Granata ben disposto in campo, e Riccione, ahimè, non l'ho visto molto bene ieri. Primo KO, ma un KO che si poteva, il risultato giusto poteva essere il pareggio tranquillamente, però troppa gente in campo che parla, molto movimento, sempre a parlare con gli arbitri, si distraggono e non è una bella cosa. È una bella squadra che hanno dei nomi, ma con i nomi sappiamo che a volte i nomi non si vince con i nomi, si vince col campo, chi corre, chi gioca, chi sta lì con la testa. Hanno preso un gol a tempo scaduto che ci può stare, però io da Riccione di Foschi al 94esimo. Mi aspetto molto molto di più dalla squadra che hanno. E anche eclatante questo 5-2 del Mondaino sul Bachia, e insomma da sottolineare, sì, anche la tripletta di Crosetta in 10 minuti. In 10 minuti, Crosetta è un grande giocatore, io l'altra volta quando ho fatto la partita del Mondaino col Gatteo aveva fatto 2 gol anche lì, sappiamo che è un giocatore di categoria superiore, ha già fatto parecchi gol, è uno che fatica a marcarlo. Il Bachia quest'anno ha una squadra, anche il Bachia, molto giovane, infatti si vede i risultati, una domenica vince, un'altra domenica prende 5 gol, quindi fatto dalla gioventù è un bene e un male, perché se non ci sei gente esperta che le aiuta, o fanno bene che ti danno gol a tutti, oppure la domenica dopo magari crollano. Verucchio Atletic Poggio 3-0, insomma, e questo l'Atletic Poggio io mi aspettavo più, con l'innesto di D'Amato mi aspettavo che lottasse come le prime giornate per le prime posizioni, invece vedo che sta perdendo colpi, colpi, un po' corrente alternata, alternata, diciamo. Colpi importanti, perché dopo si pagano questi punti andando avanti, perché ci sono parecchie squadre lì che lottano quest'anno. Presidente, allora, soddisfatto di questi 14 punti? Soddisfattissimo per la salvezza. A inizio campionato non ci avrei mai pensato, quest'ora, le prime 7 partite, di essere a quel punto della classifica, perché cioè, il gruppo è rimasto quello dell'anno scorso, abbiamo solo acquistato qualche giovane visto che c'è l'obbligo e basta, quindi essere lì è una grande soddisfazione per adesso. Ma l'obiettivo reale è la salvezza, oppure il nostro obiettivo è la salvezza, tranquilla se possibile, senza... Siete quasi arrivati. Vabbè, ancora è un po' presto. Sì, è lunga, diciamo. Però campionato, insomma, 14 in 7 partite, sono 2 punti di media. Siamo consapevoli di avere una squadra che ce la possiamo giocare con tutte, diciamo. Quando siamo completi ce la possiamo giocare con tutti. Intanto mercoledì avete il big match nella tana del Nuova Feltria. Purtroppo mercoledì era meglio che non arrivava il comunicato. Giovedì. Insomma, le munizioni. Il primo novembre, giusto, che è giovedì. Giovedì. È espulso, devi stare fuori ugualmente. Si è ammoniti? No. No, non è dirata. Sì, ma c'è il rosso. Comunque non ci poniamo il problema, no. Si gioca giovedì primo novembre. Adesso l'ho dato per mercoledì, ma è giovedì primo novembre. E quindi non ci sarai, purtroppo, perché per squalifica. Sì, diciamo, le partite che praticavano noi siamo abituati dagli anni della seconda. Con Nuova Feltria. Siamo abituati alla terza. Una partita difficilissima, perché loro, gli obiettivi loro non sono uguali ai nostri, quindi lotteranno col coltello sotto i denti. Noi cerchiamo di fare la nostra partita sapendo che non abbiamo nessuna passione di nessun tipo, quindi giochiamo tranquilli. Per quello che viene, viene. Andrea, invece per voi, e il primo novembre, quindi giovedì, con lo Junior Gambettola. In casa.
Speriamo di rifarci subito giovedì e di portare a casa una vittoria, perché comunque quelle davanti abbiamo visto che stanno macinando, non lasciano indietro niente, e per portarci lassù in alto è meglio allenarci bene e pensare partita per partita, partendo da giovedì con lo Junior Gambettola. Mister, invece voi giocherete con l'Asar quando? Sempre giovedì. Sì, tutti. Ne ha promosso il giovane, eh? È una squadra nuova, giovane. Adesso vediamo, li collaudiamo, insomma. giocate all'Asar? No, giochiamo in casa. In casa da voi. Sì, adesso noi ci impegniamo per migliorare di partita in partita, poi quello che viene ce lo manda il Signore, insomma. Allora, leggiamo velocemente questi messaggi e così chiudiamo, perché dobbiamo andare a venire alla TG. Non sei un giocatore dilettante se almeno una volta nella vita non hai giocato al Taverna, alla corte del patron Nanni. E questa è un'affermazione abbastanza pesante, però. Andiamo? Il ritorno di Mister Capobianco, il San Bartolo si salverà. Firmato? Il presidente. Il presidente. Oltre ad essere un grande allenatore del Taverna, è un vero meccanico di autovetture, dove risolve qualsiasi tipo di problema. Forza Ferdinando, da Giuseppe. E così, Mister. Doppio complimento. Sì. Andiamo avanti? Andrea Napoli, ma sei finto? No, non lo so. Ti amiamo da moglie e figli. Che carini, carini questo intervento. Ciao Ferdi, il mio meccanico preferito, oltre a Franco. E poi Napoli, di lui mi piacciono sempre le sue rime, dal figlio di Giuseppe, Antonio Angelino. Avete proprio spopolate. L'ultimo? Forza per ticare sempre, Zattini sei il mio pupillo, Dago. Benissimo, dobbiamo chiudere, linea al TG, grazie a tutti gli ospiti, in bocca al lupo per il proseguo del campionato, anche perché si inizia subito, giovedì si gioca, si scende già in campo, TG, e poi torniamo con calcio.basket con la seconda parte, restate con noi.